pronti via, il pallone inizia in rotorale, buon divertimento amici, la visione di FC Matese e Chieti da parte di Giuseppe De Sisto. Quindi Salatino può mettere questo pallone al centro, punta l'avversario, arriva il traversone col Mancino, palla che attraversa l'area di rigore. Scisca a copertura, lontana Nocerino, rischio, brivido per il Matese, poi la conclusione è lontanissimo, Palumbo in due tempi. Parte Napoletano col destro, Daniele, Napoletano, 1-0 per il Matese, subito Daniele Napoletano. Quarta rete in campionato! Reda di Antonio Riccio che può puntare il calciatore, supera un avversario, la mette dentro con il destro, reda con la testa, Vitiello, arriva prima di lui. Chi era la linea difensiva, arriva questo calcio in conclusione col Mancino, stacca Di Renzo, palla fuori. Reda di rigore del Matese, attenzione, prova a girarsi il capitano del Chieti che fa la sponda, arriva questa conclusione, Murata al momento del tiro, poi Mollica da fuori. Mentre non c'è più tempo perché va in archivio la prima metà di gioco, con il Matese che conduce per una rete a zero, siglata su calcio di munizione da Daniele Napoletano. Gentili telespettatori, ben ritrovati dal Ferrante, queste le immagini della seconda frazione di gara tra FC Matese e Chieti 1922. Vediamo che si scaldano tanti uomini. Mentre arriva questo fallo della Lesce, Palombo, la porta è vuota, colpisce il neoentrato Cesario. Arriva questo traversone lunghissimo sul secondo palo, fa la sponda un calciatore, poi Scisca con la testa, si rifugia in angolo. Salatino può puntare l'avversario, ce l'ha sul Mancino. Serve Sorrentino che tira col destro. Palla che sfiora la traversa e finisce fuori di un soffio. Samuele Sorrentino, riferimento ai suoi. Attenzione perché Sacco si invola in area di rigore. Sacco la mette dentro. Palla che termina fuori. Palla lunga a cercare Cesario. Arriva la conclusione, palla fuori. Svirgola praticamente. Blocchi trattenuti in area di rigore sono all'ordine della partita. Arriva questo sul fino allo Scisca, stacca, non ci arriva nessuno però. Ecco Ricciardi che può calciare da lontanissimo, che Salatino subito col Mancino la mette dentro, arriva la rete di Sorrentino, come Remida trasforma in oro tutto quello che tocca. Samuele Sorrentino porta due le marcature per il Matese. Mentre Ricciardi inquadrato sul pallone per il 3-0. Parte il capitano col sinistro, Vitiello si difende come può, cala il sipario al Ferrante, il Matese batte il Chieti per 2-0.